Importante ribattezzato Apriamo al Futuro, un auspicio anche per i lavoratori del territorio che, diciamo, Fiumicino è collegatissimo all'aeroporto sotto questo punto di vista. Importante anche le parole sotto questo punto di vista del presidente Mattarella. Assolutamente sì, oggi inauguriamo una nuova costola dell'aeroporto, è un segnale per il paese, diciamo, di stimolo per il rilancio, di fiducia, di ottimismo in una ripresa che sta accadendo, ancora non è piena, però è anche, diciamo, un'opera che è frutto del lavoro e delle idee, della passione, della professionalità, del cuore di lavoratori italiani, in particolare naturalmente lavoratori di Fiumicino. La stragrande maggioranza del nostro organico, diciamo, proviene chiaramente da vicino al territorio, e quindi questo ogni mattone di questa infrastruttura davvero incorpora davvero la passione e la voglia di fare, la professionalità, diciamo, dei nostri lavoratori, in gran parte lavoratori di Fiumicino, del territorio. Questo è molto importante perché questa è un'infrastruttura che ha fatto pochissimo, forse nullo ricorso all'estero, a professionalità o a contributi esteri, è un'infrastruttura totalmente made in Italy, e essere made in Italy per l'aeroporto di Fiumicino vuol dire in realtà essere made in Fiumicino. Quindi naturalmente c'è tantissimo delle persone di Fiumicino qui, e questo è molto importante e per noi significa tantissimo. Cosa significa per un aeroporto come quello di Fiumicino, che è considerata la porta di Roma e dell'Italia, la presenza di Mattarella qui oggi? Vuol dire tantissimo, vuol dire la consapevolezza che siamo un'infrastruttura strategica nazionale. È vero che siamo a Roma, è vero che siamo integrati nel territorio di Fiumicino, è vero che dobbiamo avere massima attenzione, quella che cerchiamo sempre di avere, alle istanze, alle volontà, alla partecipazione del territorio, ma è vero che siamo anche la porta del gateway intercontinentale dell'Italia da e verso i mercati globali. La responsabilità che abbiamo è una responsabilità di importanza nazionale, e non è un caso che il presidente Mattarella era qui, ha voluto prendere la parola e ha voluto testimoniare il proprio apprezzamento e il proprio compiacimento per questo progetto. Ciao Francesco Marilari, in rappresentanza di tre cose personali di aeroporti di Roma. Presidente, c'è la mostra? Quando lei ha detto è l'ora di costruttore, questo si adatta bene a questa sua indicazione, Presidente. L'aeroporto di Fiumicino continua il suo piano di sviluppo, in cui in parte, come ha ricordato anche lei durante il suo intervento, la città ha contribuito, ha fatto un appello, diciamo, al Presidente della Repubblica che riguarda i lavoratori. Cosa si aspetta allora per il futuro, non solo dell'aeroporto ma anche di tutta la città, dal punto di vista del lavoro? No, io ho messo in relazione la grande realizzazione infrastrutturale, perché sta facendo passi da gigante, perché anche l'inaugurazione di oggi, per esempio, del Molo A è sicuramente un elemento fondamentale, cambia anche il volto, continua a cambiare il volto di questo aeroporto, sempre più bello, sempre più funzionale. Però poi si è aperto ormai da troppo tempo una contraddizione di fondo, la contraddizione tra il grande investimento pubblico, il grande aeroporto che si trasforma e il precariato che continua ad andare avanti. Ora bisogna affrontare quel tema, noi dobbiamo avere la capacità di mettere sullo stesso binario e dare una stessa soluzione al problema, sia le questioni che riguardano naturalmente il rafforzamento, diciamo, l'infrastruttura e così via, sia tutto quello che riguarda naturalmente il rapporto del lavoro, la valorizzazione, diciamo, degli operai, delle persone, dei professionisti che lavorano all'interno di questo straordinario aeroporto. Ci sono 40.000 persone che lavorano, circa la metà hanno un contratto a termine, hanno un contratto appunto che non li vede garantiti con tempi che sono tempi più lunghi, tempi normali, tempi medi, ma sono addirittura, molti di questi hanno addirittura contratti che sono a 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, e questo deve essere assolutamente superato.
Parlando invece di viabilità, un altro tema molto sentito per il territorio, il sindaco Gualtieri ha detto che bisogna lavorare insieme per un maggior collegamento tra Fiumicino e Ostia. Sì, un maggiore collegamento, bisogna anche lì dare una risposta rapida. Il grande assente sono le ferrovie. Sono le ferrovie perché ci sono aeroporti europei, i grandi aeroporti europei ci arrivano con 3 ferrovie dentro l'aeroporto, con 2 ferrovie alla metropolitana, con infrastrutture che sono all'altezza della situazione. Qui c'è una vecchia ferrovia, addirittura per arrivare, per fare pochi chilometri, 24-25 chilometri per arrivare alla stazione Termini, adesso anche senza fermate con l'Express si raggiunge Termini dopo 40 minuti, ma questo è inaudito di fronte invece alla necessità di spostare passeggeri dalla strada alla ferrovia. Quindi i tempi anche lì noi dobbiamo sicuramente affrontarli, accorciarli, creare quelle condizioni anche molto rapide per dare una risposta nelle infrastrutture che sono intorno all'aeroporto. Abbiamo avuto diverse fasi, quelle fino al 2010 in cui l'evento di questa mattina, un evento importante per la rinascita dell'aeroporto, ma appunto anche e soprattutto per il territorio. Allora, in vista della ripresa del futuro, qual è l'auspicio per una città come Fiumicino che qui vede molti dei suoi cittadini impegnati appunto nel lavoro? L'auspicio è che questa infrastruttura nuova, ma insieme con tutto il resto dell'aeroporto, consenta sempre più di far crescere l'utilizzo di Fiumicino e il suo essere un punto di riferimento per il nostro paese e per la comunità internazionale, perché questo fa sì che il lavoro cresca a Fiumicino e fa sì anche che possiamo fare importanti interventi a sostegno del territorio. Questo è un territorio straordinario, creduto per le persone che ci vivono e che lavorano molti qui insieme con noi a Leonardo da Vinci, ma è anche un territorio straordinario per le bellezze che ha. La riserva naturale del litorale romano è ricca di bellezze naturali ma anche artistiche, ne fanno parte il porto di Claudio, il porto di Traiano, il museo delle navi, il parco di Ostia Antica, la villa di Plinio. Abbiamo qui un territorio che va valorizzato, che può diventare una grande area naturalistico-archeologica insieme con l'infrastruttura del futuro. Quanto di più bello si può immaginare, e noi dobbiamo lavorare in questa direzione. Continua il piano di sviluppo dell'aeroporto di Fiumicino, oggi si inaugura una nuova area di imbarco con un nome alquanto evocativo. Apriamo al futuro. Cosa significa questo per Fiumicino, ma ancora di più a livello nazionale? Ma io penso che voglia significare la ripartenza del nostro settore in maniera sicuramente esponenziale. Questo terminal garantisce 6 milioni di passeggeri, nuovi passeggeri, quindi si lega in particolare a quello che sarà l'anno giubilare nel prossimo tempo. Naturalmente la presenza anche di Mattarella ha un significato molto importante per il settore, perché evidentemente c'è un'attenzione al rilancio del trasporto aereo che sicuramente ha grande influenza su altri settori economici del nostro paese, in particolare per il turismo. Un saluto molto cordiale a tutti i presenti, a tutti.
tutti coloro che lavorano negli aeroporti di Roma, un momento di collegamento per aeroporti internazionali e quindi anche questo di pace. Auguri.